Lupetto, mi hai mentito, non te ne sei andato. Non posso credere che tu sia qui, non capisco, mi hai seguito. Come hai fatto a trovarmi? Una sorpresa, volevi farmi una sorpresa, no? È questo? Ma che fa, Clara? Ragazzi, il mio lupetto. Mi puoi spiegare che succede? Ah, lupo, finalmente ti sei fatto vedere dalle corde, dopo ti spiego tutto. Va bene. Beh, ti presento, lui è Bata, lei è poi c'è... la cantante del gruppo. Ah, la cantante. Diciamo che ululo, come un lupo. Allora è vero che sei timido, proprio come mi avevi detto. Sì, ma sai, sono successe così tante cose che a dire il vero non so. Scusami se sono stata un po' troppo espansiva, ma ero così contenta di vederti che... E dimmi, la coppietta che era qui poco fa se n'è andata a casa di lui? No, loro stanno laggiù a chiacchierare, già, quei due parlano moltissimo. No, infatti, e allora... che faccia, sta dando una mano a Maya, lei ha un problema di matematica che non riesce a risolvere, ah, così... Ah, beh, sì, certo, capisco già. Ecco, sai, tu mi sembri un po' affaticato, vero? Ma non devi preoccuparti, amore mio, vedrai qualsiasi cosa tu abbia bisogno, io ti aiuterò. Ma non dovevi andare via, Clara? Sì, sì, ma non mi interessa perché tutto può aspettare in questo momento. Niente è più importante di lui. Certo. Vuoi che andiamo a fare un giro? Sì. Adesso? Sì. Su, dai, non devi avere paura. Anche se non ci siamo mai visti di persona, tu sei quello che mi conosce meglio al mondo. Sì. Sì. Sì, certo, gliene parlerò. Sì, ciao. Amore mio? Sì. Va tutto bene? Sì, sì, va tutto bene. È che Mattias a volte è un po' assillante, ma vedi, lui è l'avvocato di famiglia e vuole... Beh, ma non c'è nessun problema, no? No, non esattamente. Perché non ti siedi? Devi sapere che c'è una questione in sospeso della quale non abbiamo ancora parlato e che... è l'accordo prematrimoniale. E cioè? Ecco, guarda che non è per sfiducia, ma il fatto è che gli... avvocati di famiglia vegliano sul patrimonio di tutti i fratelli, capisci questo? No, no, io non la capisco. Beh, ora te lo spiego. La situazione è questa. I miei fratelli sono proprietari insieme a me di tutte le imprese di famiglia. E tutto è diviso in parti uguali. So che se anch'io non avessi niente, tu verresti a vivere con me in una grotta, no? Beh, questa è soltanto una... una formalità, un pezzo di carta. Niente di più, sì? Non capisco che pasticcio si sia creato tra te, Clara e Franco. Il pasticcio più grave sta succedendo proprio ora e spero che Franco non l'abbia peggiorato. Eccomi, mi spieghi. Ma come hai fatto a sfuggire a Clara? Oh, le ho detto un po' di stupidaggini, siamo rimasti che ci vediamo domani. Ma di, sei tutto scemo, perché non mi hai detto quello che stavi facendo? Non ti fidi di me? Manco qualche giorno non mi racconti i tuoi problemi. No, il fatto è... No, no, cosa? Siamo gemelli, Nico, eravamo insieme nella pancia di mamma. I tuoi problemi sono i miei. Dai, raccontami in che guaio ti sei cacciato. Vuoi dirmelo dopo così lei non sente? No, no, io sono la terza gemella, dai su, parla. Beh, ecco, con gli altri ragazzi abbiamo formato un gruppo pop e così abbiamo cominciato a fare alcune esibizioni e... E Fede non lo sa? No, certo che no. Non credi che Maya sia troppo piccola no, per questo? No, di Maya me ne occupo io, tu puoi stare tranquillo. Capirai, è sparita con un tipo. Il tipo si chiama Faccia ed è la persona migliore del mondo e poi inoltre è innamoratissimo di lei. Ah, beh, e Clara? Che cosa succede con quella ragazza? Continua a chiamarmi lupo solitario, io non... Va bene, vi racconto tutto, però... Voi dovete promettermi che quello che vi dirò resterà tra noi tre. Io... muta. Bata uno. Bata due. Su, Sofia, forza con i pesi, così conquisterai bata tre. Bata qua, chi è? Sono io, Federico, posso entrare? Sì, entra. Che cosa c'è, Federico? Sofia, ho bisogno che tu mi dica tutto quello... che sai a proposito di Flor. Ma a che scopo? Perché ti interessa? Perché credo che lei sia molto bugiarda e credo anche abbia una pessima influenza sui ragazzi. Ma non ti sembra di esagerare un po'? No, non sto esagerando. Spiegami perché ha detto che era la fidanzata di Bata. Non lo so. Non lo so, ma non mi pare che abbia una pessima influenza. Mentre quella che ha una pessima influenza è mia madre. Penso che sia una strega. Dico che è una grande mancanza di rispetto maledire la memoria di mio padre di fronte a me. Penso che tutto questo non vada bene. Cosa dici, Sofia? Niente, non importa, non farci caso. Federico, mi prometti che non le direi niente, per favore? Beh, ci penserò.
questione è questa. Sono 6 fratelli e quindi si divide la fortuna in 6. Sì? Ok. Firmo il contratto prematrimoniale. Sì? Mi sposo, poi divorzio. Che cosa mi resta? Giusto un po' di soldi? Boh, quanti non lo so. Certo che saranno sicuramente molti di meno di quello che noi avevamo pensato. Non so se mi conviene sposarmi. È molto meglio lasciare la situazione come ora e continuare a usare i suoi soldi per tutte le mie necessità. A meno che tu non abbia un figlio. Beh, di certo allora la quantità di quattrini aumenterebbe notevolmente. Non sono idiota. Soltanto io potevo andare a finire in un asilo nido con una marea di fratelli. Ma dai, andiamo, calmati tesoro, non ti amareggiare. Tranquilla, vuol dire che non firmi il contratto, punto e basta. Non lo firmo, non mi sposo. Che fai? Sto studiando geografia. Mm-hmm. Hai bisogno di qualcosa? No, ecco, sono passato solamente per dirti che ho già portato il video vero alla direttrice. Ah sì? Che ha detto? Mi ha detto che era stata troppo dura e che si sarebbe occupata della faccenda. Oh, meno male, grazie. Grazie mille, Federico. Sai dove Nicholas l'hai visto? No, è rimasto in palestra. Perché? Ma che ti succede? Cosa hai? Sei strano. No, beh, a dire il vero, sì. Il fatto è che c'è un interrogativo che continua a ronzarmi in testa. Io non riesco. Senti, posso sedermi? Sì. Voglio farti una domanda, però tu mi devi rispondere come donna, non come sorella. Va bene. Sì. Se una ragazza dice di essere fidanzata, ma in realtà dice una bugia perché non è vero, perché lo fa? Una ragazza può farlo per liberarsi di qualcuno. O perché le piace un ragazzo che è fidanzato con un'altra? Anche questo può essere. Come? Ovvio, è per orgoglio. Supponiamo che a me piaccia un ragazzo che però è fidanzato con un'altra. Io mi invento un fidanzato per non fargli capire che lui mi piace, chiaro? Mi sono spiegata? Sì. Ma perché questa domanda? Perché? 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 Sì. Perché, ecco, qualcuno ha raccontato a Mattias una storia così. Nessuno di noi due ci ha capito qualcosa, ma adesso mi è un po' più chiara. Perché voi donne siete così contorte, così complicate? Né complicate, voi uomini siete contorti e complicati. Va bene. Ah, Nico, vieni, ho parlato con Clara. Sì. Ci incontreremo tra 2 ore in un bar. Bene, allora adesso devi cominciare a prepararti. Aspetta, Nico, fermati un momento, aspetta. Io voglio darti una mano, ma non so se mi riuscirà a farlo. Insomma, un'impresa difficile. Ma non ti sto chiedendo di buttarti dall'ultimo piano, ti sto solo chiedendo di fare il romantico. Sì, capirai. Tu chiedi di essere romantico proprio a me. Che ne so come si fa? Non so parlare di tramonti, di fiori con le donne. Io vado dritto allo scopo. Perché sei così insensibile? Perché? Perché? Ascoltami, concentrati. Pensa, da qualche parte ci deve pure essere stata una ragazza che ti abbia suscitato dei sentimenti, almeno una. Insomma, chiudi gli occhi e pensa, un ricordo ti verrà in mente. I tuoi occhi sono incredibili. Non mi lasciano andare. Sono come una strada che ti invita ad essere percorsa. Oh, è bellissimo, è perfetto, davvero emozionante. Questo è sufficiente, va bene così. Cosa? Che cosa? Quello che hai detto, davvero micidiale, perfetto. Ma tu ti ricordi quello che ho detto? No. Vieni, andiamo in camera a provare, perché qui non è possibile. Vai, vai avanti, adesso arrivo. Va bene, ma non fare tardi, per favore. Arrivo, sì. Ma questo non è il modello che ti avevo ordinato. Sì che lo è. È segnato qui sulla rivista, ce l'ho qui. No. Sì. Hai già tagliato la stoffa, vorrei morire, hai sbagliato modello. No, forse le è venuta un'amnesia. Guardi, è qui, è quello che mi ha chiesto. L'unica cosa che so è che per tutta la vita ho sognato di avere un vestito che non potrò mai avere. Ma signorina Delfina, Ehi. Non può andarsene così. Ma com'è possibile? Io non mi sono sbagliata. Cos'è successo? Perché sei arrabbiata? Non succede niente. Io sono forte e posso farcela. E devo andare avanti da sola. Mi provo questo. E anche questo. Anche questo. È tutto. Sì, grazie. E questo? Ti piace questo? È carino, no? Sì, è molto carino. Guarda che devo essere divina. Quando mi vede il suo cuore deve fare... Sì, boom. Ma te lo ripeto ancora. Questi vestiti sono fantastici e tu sarai perfetta. Però sei tu che devi importi, essere intelligente, essere seduttiva e farlo innamorare, sì, chiaro? È vero, hai ragione. Certo. Ma il fatto è che sono agitata, sai?
Beh, non solo perché ha conosciuto l'uomo della mia vita, ma anche perché è bellissimo. Clara, perché Clara, è un essere stupendo, pazzesco. Clara, non so se sia l'uomo della tua vita, ma è bellissimo. Io ci uscirei subito. Ehi, vedi di calmarti, piccola. Te lo dico nel migliore stile Flor. Tu non lo devi nemmeno guardare. Per te lui deve essere come uno scarafaggio peloso. Che succede qui?